se no si spaventa di brutto. Si punta le scarpe. Sì, si punta le scarpe. Questo tizio non capisco perché. Si punta i tappeti. Adesso la faccio impennare. Se bella che è maschio, come lo punti dietro, non ce n'è qua. Beh, però sei tranquillizzato, prima sì, stava... Sì, prima stava tantissimo, adesso sei già più più rilassato. Miriam, fai il caro caro al maialetto. Cioè anche se lo cresci da piccolo diventa adulto. Qua, ha un indole sempre un po' selvatica. Però, certo, se uno lo cresce sempre così è normale che... Già il fatto, ovviamente... che si avvicini così alle persone non è normale per i maiali, perché i maiali quando sono piccoli appena vedono un cristiano corrono come dei ragni. Allora, e lui non sa che non c'è gente, ma se no sa sì, infatti sta in mezzo alla gente, cioè se ne va e poi non sa questa sera di piedi la mattina quando mi alza, no, che vado in cucina il caffè si spesse con il maialino. Arriva in casa e c'è lui che inizia a darmi morse e piedi. Porcaccia raga, va. Bella maialino. Da un fastidio. Poi gli dai da mangiare. Si tranquillizza un po'. Ma tipo quante volte gli andare a mangiare? 3-4 volte al giorno. Lo provo anche di più. Solo che noi a casa non ci siamo quasi mai. Ah, aspetta, sa che ha pisciato lì. Ha pisciato qua. Io faccio il mucio. Beh, anche spaventato. Poi c'è un ritmo impressionante. Questo come lo tocchi si piscia addosso, normale. Cioè, domani... Che buffo. Domani andiamo a fare... Tienitelo una settimana. Ehi. Allegra. No, ma lui è tranquillo. Ma poi ti fa stare. Cioè, di già non lo vedi fuori. Thank you.
Aspetta, Massimo. Dov'è il maialino? Guarda il maialino, Miriam.